Noi ci crediamo tanto, crediamo che sarà senz'altro l'estate della ripartenza e in una città come Rimini che vuole intercettare tanti turismi, da quello balneare a quello culturale, sportivo, insomma i tanti turisti che Rimini da sempre ha. E un cartellone di eventi di altissimo livello che vanno appunto dagli eventi più pop a quelli culturali, e credo che la presenza oggi con noi anche di Simona Ventura, di Enrico Galli, il patron del Cocorico, Altro Mondo, della Beach Arena di Rimini, testimoniano proprio come questi eventi spazino nei gusti, negli stili, dai più giovani alle persone magari un po' più mature. Credo davvero che chi verrà a Rimini quest'estate ogni giorno saprà che cosa fare e come divertirsi. Ma noi abbiamo già avuto una Pasqua straordinaria, tantissime presenze, e poi verremo travolti positivamente, pacificamente da questa invasione di alpini che abbiamo tanto voluto, perché gli alpini dovevano essere qui con noi già nel 2020, poi per le note vicende è stato tutto posticipato al 2022, e sarà la presenza di centinaia di migliaia di persone nella nostra città. E credo che davvero è una sorta di Ferragosto anticipato, perché come indice di riempimento abbiamo alberghi pieni da Misano fino ad arrivare a Cervia, Milano Marittima, con il fulcro ovviamente su Rimini. Sicuramente il mondo della cultura, dell'intrattenimento, i cinema, i teatri, sappiamo quanto abbiano sofferto, e nel nostro cartellone di eventi hanno davvero uno spazio riservato molto importante e molto di sostanza, quindi credo davvero che fosse giusto dare un adeguato rilievo anche a tutta una serie di artisti che purtroppo causa Covid sono stati impossibilitati ad esprimere la loro arte.